Abbiamo deciso di lanciare un nuovo video podcast, anche se chiaramente abbiamo chiamato in maniera molto egocentrica col mio nome. In realtà è un podcast dedicato in particolare ai nostri clienti migliori fondamentalmente, no? Quindi abbiamo, io faccio diversi, questo è uno strumento che mi piace molto, il podcast, il video podcast in particolare, quindi ne faccio già diversi, però abbiamo detto manca un format, manca un contenitore nel quale mettere in luce il lavoro che stiamo facendo con i clienti e dare anche una mano anche a livello consulenziale da questo punto di vista, nel senso approfittiamo di unire l'utile al dilettante, diciamo, e quindi siamo qui, insomma, che facciamo questa nuova trasmissione. Ok, abbiamo l'onore di avere come prima ospite la mitica Eleonora Gramaccia, che è stata una grande cliente dell'agenzia. Insomma, adesso ci racconti un pochettino tanto di cosa ti occupi, soprattutto io lo so bene, però diciamo che per gli amici che ci guardano ti chiedo magari di introdurti un pochettino, raccontaci un attimo cosa fai, di cosa ti occupi e poi andiamo avanti, insomma. Sì, ciao a tutti, io sono Eleonora Gramaccia, sono una insegnante di una disciplina un po' particolare che viene dalla medicina cinese, che si chiama Qigong. Qigong, guarda, ce l'abbiamo qua, per chi non sapesse come si scrive. Come si scrive, soprattutto. Questo è il libro di Eleonora, poi ne parliamo dopo in maniera più approfondita. Beh, questa è una disciplina legata alla salute e grazie anche al suggerimento di Marco abbiamo deciso di focalizzarci su un aspetto specifico della salute nel nostro progetto, che è appunto quello del dormire bene, perché comunque è una cosa molto sentita e che coinvolge comunque la persona a 360 gradi, perché comunque per dormire bene bisogna anche vivere bene e mettere appunto vari aspetti della propria quotidianità per poi riposare al meglio. Sì, diciamo che il Qigong, da quando me l'hai presentata questa disciplina, che io non conoscevo chiaramente, no? Abbiamo visto che aveva dei benefici enormi su tutta una serie di ambiti della vita. Questo qua da una parte era una cosa buona, però dall'altra parte era un problema, perché è la classica cosa che se va bene per tutto, poi alla fine sembra che non vada bene per nulla, no? Quindi da qui la scelta di una focalizzazione sull'aspetto del dormire, che poi a sua volta va a impattare in realtà su tutta un'altra serie di aspetti. Sì, siamo partiti proprio dal dormire, che ha attirato poi le persone, e da lì poi le persone si sono rese conto che per dormire bene avevano bisogno di assestare vari tasselli, e con il Qigong si può fare molto bene. Ci sono molte ricerche anche in campo, ormai anche a livello internazionale, che dimostrano, insomma, che il Qigong ha degli effetti proprio sullo stress e sui benefici per ridurre lo stress e quindi per dormire bene. Sì, assolutamente. Come ci avevi conosciuto? Come eravamo entrati in contatto noi la prima volta? Allora, grazie a Danilo, che poi si occupa della parte tutta legata alle sponsorizzate, al sito web, che frequentava anche il corso di CertifiCopy. Ah sì, Danilo è il compagno di Eleonora, perché abbiamo perso un pezzo per strada, purtroppo. Danilo Galdelli, il compagno di Eleonora, anche lui il nostro cliente, e doveva essere qui con noi oggi, poi purtroppo ha avuto un contrattempo e non lo è, però insomma... Sì, lui ha frequentato per due anni CertifiCopy e poi si è presentata questa occasione di essere seguiti direttamente da te, e abbiamo intrapreso questa avventura a marzo 2020. Marzo 2020, è vero, c'è stato l'ingresso nel Lussanium quando l'abbiamo lanciato. Esatto. Sì, assolutamente, esatto. Vero. Va bene, quindi parliamo un po' di com'è stata questa esperienza, cosa abbiamo lavorato, insomma. Cosa abbiamo creato insieme a voi. Abbiamo creato insieme, dai, certo. Sì, tu ci avevi consigliato comunque appunto di lavorare su questo aspetto del dormire e di partire da un libro. Sì. Quindi... da marzo in poi ci siamo messi al lavoro, ho raccolto tutto il materiale anche grazie alle copywriter che mi hanno seguito. Certo. E abbiamo strutturato questo libro, che è tutto focalizzato poi sul vendere successivamente anche dei corsi, perché comunque il Qigong non si legge solo, ma si sperimenta. E quindi all'interno del libro poi ci sono degli esercizi che possono essere praticati con dei video associati sul nostro sito. Quindi grazie a voi abbiamo anche creato proprio il sito di Qigong Dream. E un video corso di 21 giorni fatto proprio registrato con i vostri professionisti, che è stato molto molto bello per me, e in cui ho registrato proprio 21 giorni di pratiche di Qigong focalizzate sul dormire bene, che abbiamo chiamato sistema
sonno sano. Sì. E da qui poi sono partite con tutte le sponsorizzate, insomma abbiamo fatto tutto il vario iter per iniziare a vendere il libro. Sì, esatto. Come sono andate le vendite del libro? Ormai è fuori da qualche anno, no? Nel senso, da ottobre 2020, quindi questo quasi qua è due annetti, dai. Sì, esatto. Sì. Come stanno andando le vendite, come sono andate nel corso di questi anni, alti e bassi, insomma, sappiamo. Sì, un po' alti e bassi, certo. Nel senso all'inizio siamo partiti un po' a rilento, poi abbiamo anche lavorato sulla video sales letter, esatto. Per aggiustarla, per renderla più efficace, e da lì un po' le cose sono migliorate. In questo momento poi il business come sta andando? Poi scende da questa macchina di acquisizione legata appunto alla vendita dei libri, state affiancando qualcos'altro, state facendo della lead generation a fianco, o cosa state mettendo in campo? Allora, ti dico tutte le... gli errori e le cose buone che abbiamo fatto, certo. Perché dobbiamo dire anche gli errori, che anche quelli esatto, ci aiutano per me a migliorare. È fondamentale, non deve, per me lo specifico, cioè il podcast non deve essere una marchetta, una roba, una televendita di un qualcosa, noi raccontiamo proprio senza censure come casi studio reali di quello che succede realmente, secondo me si impara anche più da ciò che va male rispetto a ciò che va bene, no? Poi quello che va bene è ottimo e sappiamo cosa funziona, però anche gli errori da evitare magari di commettere, per cui no, ma quelli sono i più istruttivi secondo esatto. me. Allora, noi abbiamo fatto e ci siamo resi conto più o meno dopo un annetto l'errore che una volta che le prime volte arrivavano i libri così non li abbiamo subito richiamati al telefono. Aia, bisogna montare una roba di errore, bam! Lo ammetto, lo diciamo. Sì. Il problema grande per noi è che siamo in due. Certo. Io mi occupo, perché tanto tu sai, insomma, io non sono esperta di marketing, quindi io mi occupo del produrre il materiale, quindi del metterci la faccia anche sì, su... Sì, tu sei l'esperta della disciplina. Esatto. La front woman, possiamo dire. Esatto. E Danilo si occupa di tutto il resto, che però è enorme, io lo dico sempre in giro. È un lavoro veramente che una persona da sola non riesce a gestire tutto. E purtroppo c'è sempre il problema del budget, perché comunque se c'è qualcuno che deve telefonare e fare vendita, bisogna anche pagare. Certo. E quindi noi siamo sempre un po' a corto in quello, no? Quindi dobbiamo un attimo stare, cioè non è che siamo a corto, ci sono dei momenti proprio di boom e dei momenti in cui si fa fatica a trovare una stabilità. Ecco, questa è la cosa più grande proprio, è la stabilità per poter fare delle previsioni e fare anche degli investimenti. Certo. Sì, sì. Danilo, anche consapevole di questo, ha fatto un corso per vendere. Quindi quello già l'ha aiutato tanto, gli ha fatto prendere tante consapevolezze, ad esempio, che prima non avevamo. Sì. E lui piano piano poi ha cominciato lui stesso, Danilo, a fare proprio le telefonate e a vendere appunto Sistema Sonno Sano, questo percorso di 21 giorni. Allora, il corso noi siamo partiti con una cifra di 497 euro e successivamente, insomma, l'acquisto del libro da 27 euro. E, diciamo che abbiamo fatto varie sperimentazioni negli anni, o ad esempio 497 tutto in una volta, oppure adesso vediamo che sta funzionando molto bene una sorta di mensile come un abbonamento. Esatto, certo. Adesso funziona tanto, poi abbiamo preso anche ispirazione un po' in giro, insomma, tanto si prende un po' spunto. E quindi anche con questa modalità un po' mensile che riusciamo un po' a fidelizzare la persona. Uh-huh. Poi nel frattempo, oltre al Sistema Sonno Sano, le persone comunque con cui siamo venuti a contatto mostravano anche altri bisogni, altre cose, e abbiamo costruito anche altri prodotti che piano piano abbiamo caricato tutti sull'area riservata sul nostro sito. Adesso è diventato un grande contenitore di tanto materiale
E a volte la fatica è il capire come rivendere tutta questa cosa, perché comunque in 2 anni abbiamo prodotto tantissimo. Avete fatto un sacco di materiale. Tanto, cioè, tantissimo, sì, perché abbiamo fatto anche, siamo agli sgoccioli di una formazione annuale che abbiamo iniziato da settembre scorso, mm-hmm. anche guidata da te durante le consulenze, ti ricordi? Sì, sì, abbiamo sì. attivato un'academy fondamentalmente, sì, sì, sì. in cui una volta al mese c'erano delle lezioni e poi settimanalmente seguivo la persona con le pratiche di Qigong. Stiamo concludendo il percorso, che però adesso abbiamo modificato rendendolo ciclico, come tu ci hai consigliato. Esatto. Perché comunque che ha una fine, è per noi più faticoso poi ricominciare sempre da capo e riavviare il percorso da capo. Invece con la cosa ciclica è tutto più continuativo. E ha funzionato, abbiamo avuto comunque una classe di 25 persone fisse che ci ha mm-hmm. seguito da settembre a giugno, e poi ad ogni modulo abbiamo attirato nuove persone che seguivano i mesi in modo separato, okay. come ci avevi anche sì, consigliato. Sì, sì, sì. E quindi di materiale adesso ne abbiamo tantissimo. La nostra sfida, ad esempio, da settembre è anche come sfruttare tutto questo materiale che è diviso per mesi e per argomenti e proporlo nella modalità migliore alle persone che ci seguono. Anche perché a settembre inizieremo con un nuovo percorso, questo te lo dico in anteprima, non Vai, lo sai? Anteprima. che abbiamo preso un po' spunto da sistema sonno sano mm-hmm. e lo abbiamo chiamato sistema mente sana. Ok, sì, 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 sì. Perché comunque abbiamo visto poi in questi 2 anni di lavoro mm-hmm. che le persone con i problemi di sonno poi avevano anche molte ripercussioni a livello emotivo, a livello della certo, mente. Certo. Quindi diciamo che è un po' un'evoluzione e qui io tirerò fuori anche la mia parte da psicologa, perché certo. sono anche laureata in psicologia, e quindi ho proprio trovato una strada per fondere il Qigong con la visione della psicologia, per creare quindi un percorso di 5 incontri annuali ciclici, mm-hmm. dove la persona entra in ogni stagione fondamentalmente e poi si rifà tutto il suo percorso. E si lavora per ogni stagione su delle facoltà mentali per potenziarle proprio grazie al Qigong, perché il Qigong è utile proprio anche per a livello mentale, per concentrarsi, focalizzare sì. l'attenzione, ma anche la memoria, per risolvere i problemi quotidiani, il problem solving. Quindi diciamo ci buttiamo un po' in questa nuova esperienza, che già con un mese di sponsorizzate, di telefonate sì. anche ai nostri clienti, stiamo costruendo un piccolo gruppo di una decina di persone, siamo arrivati già. Ok, ah, fantastico. Un mese, dai, quindi, sì, abbiamo sì, iniziato sì, ai primi di giugno. C'è subito un po' di riscontro, fantastico. Sì, certo. E adesso tutta l'estate andremo avanti con le sponsorizzate, con le telefonate, perché sì. parliamo, facciamo proprio un rapporto a tu per tu con la persona, per proporgli questo nuovo percorso, che se vuoi dico anche lui il prezzo, certo, sì, sì, che è, per te se non mi sbaglio, 987 euro. Ok, quindi stiamo andando verso un prodotto un pochettino più high ticket fondamentalmente. Sì, come sì, ci si era detto. Sì. Sì, sì, corretto. Beh, questo è interessante anche perché, come spesso capita, quando si impatta, quando si parte con una promozione, quindi quando si mette fuori un progetto, poi molto spesso ci si rende conto di chi è il vero target e soprattutto del fatto che magari noi gli volevamo proporre una cosa, ma di emerge una loro esigenza fondamentalmente dalle chiese, dalle telefonate, dall'interazione eccetera eccetera, e quindi che è un'opportunità per noi di upselling, quindi a volte è il nostro prodotto stesso che genera una problematica, no? Nel senso, quindi come dire, io ti faccio un materiale di marketing e poi appunto avevamo scatenato la problematica di adesso bisogna vendere a queste persone, quindi tac, il corso di vendita. A volte invece capita che non è che noi facendoli dormire meglio gli scateniamo la problematica delle ripercussioni, ma semplicemente scopriamo che quella problematica che noi stavamo andando a risolvere aveva delle ripercussioni in un'altra area che per noi è interessante come lavoro, insomma, fondamentalmente. Assolutamente. Quindi molto, molto bene. Da questo punto di vista, ti volevo dire, secondo me ci sono 2 cose fondamentali che sulle quali dovete lavorare, che sono la prima, lato generazione di nuovi clienti. Chiaramente questi volumi con il libro sono insufficienti, no? Nel senso che bisogna creare una porta d'ingresso un po' più che ci consenta di acquisire un po' più clienti o almeno contatti, no? In prima battuta. In questo momento, come avete giustamente sperimentato anche voi, l'ecosistema Facebook, Meta, chiamiamolo come vogliamo, si è complicato molto.
nuotano per forza di cose in seguito all'IOS, la tempesta di IOS 14, chiaramente essendo praticamente scomparso il retargeting su una grossa fetta di pubblico, facciamo fatica a far girare bene ci sono ancora dei book funnel che girano abbastanza bene, però è inutile nascondersi dietro un dito, in tanti casi è complesso, quindi magari i volumi non sono sufficienti. Da questo punto di vista ne avevamo messo su, se non sbaglio, anche un quiz funnel, no? Sì. Ok, che aveva generato tanti lead però da quel punto di vista, come era andato il quiz funnel? Ah, il quiz è andato... Intanto come funzionava, com'era impostato, magari parliamo... Sì, c'erano delle sponsorizzate in cui si andava a focalizzarci insomma sulla problematica dell'insonnia e poi da lì la persona veniva inviata al quiz, che era di una decina di domande. Sì. Dove alla fine del quiz gli arrivava via mail una risposta con un esercizio di Qigong specifico per la sua problematica, perché nella visione della medicina cinese diciamo ci sono un po' 5 tipi di insonnia con i 5 elementi, quindi certo. Veniva inquadrato all'interno di questo numero 5 e da lì gli si dava l'esercizio specifico. Poi arrivavano tutta la serie di mail per il libro. Sì. Scusa, qual era il gancio per portarli dentro il quiz? Cioè cosa gli dicevano? Compila il quiz per scoprire il tuo tipo di insonnia o la tua personalità, sì. Erano questi due, ok, sì. Chiaro. E funzionava bene come porta d'ingresso, no? Allora adesso non vorrei sbagliarmi numeri, però mi sembra che diceva Danilo sulle 7.000 persone. Beh, aveva portato un sacco di questo, giusto per evidenziare la differenza, no? Sì. Che chiaramente il quiz portava dentro una marea di lead, chiaramente. In questo momento qui è fondamentale utilizzare strumenti di questo tipo perché appunto ci consente di portare dentro una quantità sufficiente di persone alle quali puoi esporre delle offerte differenti. Quindi rispetto a magari un periodo precedente nel quale cercavamo di generare il cliente immediatamente attraverso le piattaforme, adesso quello proviamo sempre a farlo, però affianchiamo il quiz, in maniera dici? Esatto, ah, sì, okay, rimettiamolo, rimettiamolo assolutamente in pista, perché è vero che in un momento nel quale riusciamo a generare un numero sufficiente di clienti invece che di lead, chiaramente ci conviene, perché comunque sono persone estremamente più avanti, cioè persone che hanno dimostrato già di aprire un interesse maggiore, aprire il portafoglio, quindi sono molto più semplici da convertire poi in back-end dove andiamo a guadagnare. Però in un momento del genere nel quale appunto facciamo fatica, non possiamo sicuramente andare avanti a acquisire uno o due clienti al giorno e basta, no? O perlomeno siamo in grado di fare delle cose che ci possono portare dei risultati maggiori, per cui sicuramente riaffiancare il quiz e creare una sequenza di email immediatamente successiva all'ingresso del lead nel quiz che abbia lo scopo di ammortare il costo per lead, cioè per esempio gli vendiamo il libro, glielo vendiamo subito dopo il quiz, okay, in una sequenza di mail, magari con un bandolino di corsi, tanto adesso abbiamo un sacco di materiale, quindi magari un'offertina intorno ai 97 euro che ci consente di fare questa lead generation, quindi pagare il costo per lead. Adesso mi ricordo che era anche abbastanza basso il costo per lead, tu probabilmente non te lo ricordi, però mi ricordo che era un costo molto interessante, comunque ammortizzarlo attraverso questa offerta, questa sequenza email molto semplice nella quale gli spieghiamo in maniera brutale: allora, prendi il libro con questo bandolino, solitamente tutto questo prodotto costerebbe magari 397 euro, se lo prendi entro questa settimana sono 97 euro, così pam, ammortizziamo il costo del lead, ce li portiamo dentro e poi li sottoponiamo alle offerte successive. Per quanto riguarda le offerte successive, appunto dobbiamo lavorare assolutamente nell'ottimo della continuity, quindi tutto questo materiale che abbiamo creato, tutti questi corsi, questi percorsi, noi dobbiamo ragionare in termini di membership fondamentalmente, cioè la persona deve iscriversi e dobbiamo provare a creare dei clienti che non stacchino fondamentalmente l'abbonamento, quindi è l'unico modo, questo concetto, lavorare sulla continuity per avere un previsionale poi di incasso che sia sufficientemente attendibile, che ci consenta di costruire, cosa che in questo momento abbiamo fatto fatica un pochettino a fare, no? Quindi per impostare uno sviluppo corretto dell'attività, chiaramente non può continuare a fare tutto danni dal punto di vista del marketing, della vendita, perché ci sono tante cose da fare, tu lo riconosci per primo e c'è troppa roba, quindi bisogna coinvolgere altre persone.
però il coinvolgimento delle altre persone quando si hanno risultati altalenanti è molto pericoloso, perché ti trovi in un attimo a magari rischiare di coinvolgere una persona che poi fai fatica a pagare, quindi ci si incasina la vita. L'unico modo per evitare che questo accada, comunque prendere la direzione giusta, è lavorare in termini di membership, di continuity, in modo tale da avere dei previsionali più attendibili, no? E quindi sapere che ci possiamo permettere pian piano di portare dentro una, due, tre verso quelle che servono. Quindi la direzione da prendere è questa, mi raccomando. Quindi va bene il concetto di aprire un'altra nicchia adesso a fianco, avete subito avuto un riscontro, però stiamo attenti a non defocalizzarci da questo obiettivo del rendere gli acquirenti ciclici. No, questo infatti è un discorso che vogliamo ricominciare da settembre, sì. Perché questa è una disciplina che si fa anche settimanalmente, no? Sì. E io faccio delle lezioni. Certo. Quindi proprio l'idea di rendere membro a una persona, no? Che paga comunque un mensile ogni volta, gli si dà ogni volta. Danilo pensava proprio di creare un mensile fisso. Sì. In cui ci sono le mie lezioni che io faccio in diretta, che sono quelle più, certo. Più ambite. Eh beh, ecco. Chiaro, perché sono in diretta, certo. Esatto. Sì, sì, sì. E associare a queste ogni tanto qualche bonus che noi estrapoliamo dal corso che ho fatto l'anno scorso dell'Academy, che comunque è tutto, sì, registrato. Sì. Quindi ogni volta motivare, perché si sbloccano dei contenuti durante questo anno e si motiva la persona a continuare, anche se noi diciamo che, lo posso dire anche un po', certo, come orgoglio, certo. Le persone quest'anno già hanno fatto dei mensili, però le abbiamo focalizzate tutte sulle lezioni solo. Sì, dovremo, sì, creare una cosa un po' più ampia che, mm-hmm, prevede proprio lezioni, ma anche comunque introdurli in questa disciplina, così che venga voglia anche di approfondire o di spendere anche sempre di più. Assolutamente, no? Certo. E quindi le persone hanno seguito regolarmente, non ci sono stati abbandoni, devo dire la verità. Questo è fantastico. No? Da settembre a giugno mi hanno seguito, e anzi adesso stiamo valutando di continuare anche luglio-agosto, un po' più dilatato, però ci sono le persone che vogliono continuare, quindi vuol dire che la persona è soddisfatta, penso. Esatto, no? Questo è il requisito fondamentale, il presupposto fondamentale. Se avessimo dei clienti che entrano e staccano immediatamente, hai voglia tu di portarne dentro altri, sarebbe comunque inutile, perché stiamo riempiendo un secchio bucato, no? Fondamentalmente, esatto. Inutile. Esatto. Mentre invece qui abbiamo un prodotto straordinario, abbiamo sempre saputo, no? Le persone che portiamo dentro qui sono contente, tu fai un bellissimo lavoro, per cui ora l'obiettivo appunto è portarne dentro un po' di più. Sicuramente, e impostare la vendita in modo tale che questi clienti entrino in un ciclo di pagamento continuo. Sì, infatti ne abbiamo parlato anche con te, certo, l'ultima consulenza, sì. Però come dicevamo è sempre più è difficile, no? Creare comunque un legame ogni mese, certo, che la persona ti, certo, paga così. E questa è una cosa però che adesso a settembre vogliamo lavorare, perché vogliamo proprio scindere anche tra un clienti alla base, diciamo, sì, che spendono per un tot di pratiche, ma poi sarò io a invogliarli comunque a far vedere che c'è altro, e io posso anche dedicarmi a un'elite un po' più esclusiva che ci ha pagato anche un po' esatto, di più, anche perché, diciamo, poi abbiamo dei pacchetti che vanno oltre, no? Dopo ci sono dei pacchetti che costano un po' di più sopra, no? Se non sbaglio. Questo qui adesso, questa formazione qui l'abbiamo fatta in promozione per tutto giugno a quel prezzo lì, okay, però adesso da luglio in poi a 2005. Ecco, vedi. Sì. Quindi uno degli obiettivi della membership poi chiaramente è portare i clienti in ascensione, cioè non è solo tenerli, uh-huh, su quel livello lì, ma portarli, poi fargli venire voglia appunto di accedere a questi livelli dove c'è un po' più di margine per noi, insomma, sì, no? Sì, che sì, ci, no, consentono, infatti, di avere qualche soldino da reinvestire poi per far crescere l'azienda, uh-huh, giustamente. Sì, perché sai, noi l'anno scorso abbiamo sperimentato questa cosa della formazione annuale, e poi dopo magari tu, però ci abbiamo anche sempre paura, no? Quant'è il limite? Certo. Quanto le persone riescono, noi, sì, siamo, sì, passati da una spesa più bassina per, sì, le persone che già ci seguivano con sistema sonno sano, sì, a un tetto massimo di 1847, mi sembra adesso questi numeri tutti... Sì, tutti marchettari. il massimo proprio delle persone che si sono iscritte a settembre, tipo la settimana prima, per, sì, dirti, sì, quindi, sì, siamo passati da giugno a settembre aumentando sempre. Qui invece partiamo da 1987 per aumentare in tutta la promozione, poi fino a settembre quelli che arrivano per ultimi, certo, un tantino, diciamo, vengono penalizzati rispetto agli altri, no? Però ecco, abbiamo usato un po' di più quest'anno.
Sì, sì, sì. Perché non abbiamo mai avuto, ci siamo resi conto che l'anno scorso comunque quello che abbiamo chiesto era inferiore rispetto al lavoro e al materiale che gli abbiamo dato quest'anno. Assolutamente. E c'è sempre questo il problema, no? Quanto dare, perché poi dopo uno quando ama il suo lavoro vorrebbe dare tanto, no? E, sì. Ma su questo guarda, abbiamo, in realtà mi ricordo che abbiamo lavorato tanto anche su questo mindset, no? Perché chiaramente quando arrivano persone come te, stiamo facendo questa serie di podcast, intanto sono dedicati un po' all'inizio al mondo della salute, no? Partiamo con questa serie legata, è uno dei pattern, no? Che andiamo a ritrovare, che arrivano sempre persone estremamente competenti, chiaramente come te, e che quindi questa competenza è anche c'è una componente di grandissima eticità, giustamente, che deve contraddistinguere i professionisti che operano nell'ambito della salute, però questa componente positiva sfocia a volte nella paura di farsi pagare quanto si vale, no? Fondamentalmente. Quindi c'è sempre bisogno di fare un lavoro sul mindset per non avere paura di chiedere dei soldi corretti. Cioè non è che se stiamo chiedendo dei soldi non stiamo, anzi stiamo, lo stiamo facendo per offrire un servizio ancora più performante e soprattutto che ci consenta di avere qualche soldino per far crescere l'azienda e quindi impattare con più persone e a cascata andare a risolvere più problemi per le persone. Quindi è veramente fondamentale entrare in quest'ordine di idee che i soldi non sono una cosa sbagliata, una cosa negativa, no? Da questo punto di vista qua, e che servono invece a amplificare il nostro messaggio, a portarlo a più persone possibile, quindi in questo caso per esempio a diffondere una cultura del benessere nell'ambito del sonno, che poi come sappiamo è alla base di una salute ottimale. Quindi questo è, l'abbiamo fatto per step, cioè adesso anche a me, per me è bello sentirti ragionare in questi termini come una marketer proprio, no? Perché cazzo, è stato un percorso eccezionale, no? All'inizio ti ricordi non c'era assolutamente questo tipo di consapevolezza, quindi sono contento, perché questa è alla base, no? Per ottenere dei risultati, cioè entrare proprio nella mentalità corretta da marketer, senza perdere però quella parte umana bellissima che ti contraddistingue, che è quella che poi rende i clienti estremamente soddisfatti, contenti, sì. Eccetera eccetera. Quindi, sì, infatti se posso, guarda, ti volevo, certo. Insomma, tutto il tuo staff, certo. Anche ringraziare, perché per me sono stati 2 anni di estrema formazione, prima di tutto, perché vabbè, io sono, credo di essere migliorata nella mia trasmissione, anche nella mia voglia anche di imparare sempre cose nuove, no? Perché certo. Poi non si smette mai, certo. E nella mia capacità di comunicazione, cioè questo mondo è veramente un mondo affascinantissimo che mi ha permesso di conoscere tante persone in tutta Italia, certo. Quindi è veramente entusiasmante per me questa cosa, e diffondere appunto la mia visione, no? La mia cultura anche, che viene poi da una visione più classica, più naturale dell'uomo, della sua vita, che sì. È tanto utile, no? Io ci credo tantissimo in questa cosa. E piano piano ho trovato il modo di comunicarla. Non so se ti ricordi, insomma, il primo webinar che ho fatto ero in ansia. Sì, mentre adesso io non vedo l'ora di farlo, perché per me è un momento veramente bellissimo anche di trasmissione di quello che so alle persone, quindi io sono cresciuta tanto proprio nella mia capacità di comunicazione. Ho scoperto questa modalità online che tutti sottovalutano, eppure sì. è una risorsa importantissima che va logicamente anche coniugata con i live. Bravissimo. Con le cose dal vivo, esatto. Però è una risorsa veramente veramente preziosa. Abbiamo anche fatto un live, lo sai? Adesso passo dei pali in frasca. Dai, quando l'avete fatto? Abbiamo fatto un live nella nostra zona e a giugno, i primi di giugno, per concludere un po' per questa formazione annuale, ma l'abbiamo aperto anche ad altre persone e l'abbiamo fatto un po' esclusivo perché la location non era enorme, eravamo in campagna proprio nella natura, una 25ina di persone abbiamo tirato su, un bel gruppetto di pratica, è stato molto bello, ci hanno fatto tutti i complimenti e siamo molto soddisfatti, insomma, di questo, tant'è che nella formazione prossima dei 5 incontri 4 saranno online e 1 live. Ah, perfetto. Beh, no, ma è ottimo, è bravissimo, cioè coniugare l'online con l'offline in questo modo qua è sicuramente la cosa, sì, la cosa corretta. Perché si prende il beneficio dell'uno e il beneficio, sì, dell'altro, dell'altro, e si potenziano tra di loro, quindi io per questo mi sento proprio grata, ecco, grazie, a voi per, grazie, per quello grazie che a te, grazie a te per averci dato fiducia dato. Anche in tempi non sospetti, quindi sì, infatti, fantastico. Perché
con tutto. Insomma, no, le sfide sono tante, però l'entusiasmo c'è di andare sempre avanti e di migliorarci, insomma, e di scoprire sempre nuove strade in questo mondo del marketing che per me è infinito. Anche per me. Però diciamo che io conosco altri insegnanti di Qigong che non utilizzano il marketing e mi sono resa conto in questi due anni la differenza, perché ci sono miei insegnanti anche con delle esperienze enormi dietro alle spalle che fanno malapena, riescono a racimolare 10 persone in un corso. Noi l'anno scorso ne abbiamo racimolate 25, con un prezzo enormemente più alto, perché consideriamo anche che il Qigong va a prezzi molto più bassi. Assolutamente. Quindi per me è stata una soddisfazione enorme. Ma guarda, anche per me lo è sentito, nel senso che poi questa è una delle nostre grandi battaglie, no? Cioè diffondere appunto questi strumenti e metterli in mano dalle persone giuste, perché molto spesso questi strumenti finiscono in mano di persone che magari hanno pochi scrupoli, capito? Cioè chi si interessa al marketing magari sono persone che sono già molto orientate all'aspetto commerciale, che quindi tutto sommato non è che vogliono avere un impatto, diciamoci la verità, un impatto positivo sul mondo, sulle persone, eccetera, ma vogliono sono semplicemente motivate da un aspetto del lucrare da questa disciplina. Invece uno degli obiettivi è appunto mettere in mano questi strumenti a persone che hanno già una forte componente etica e di voglia di fare del bene, no? Chiaramente a se stessi, ma anche agli altri, certo. Anche agli altri. Quindi quando questa cosa qua avviene è una bella soddisfazione, anche perché poi ti rendi conto che appunto è un peccato che personaggi magari che avrebbero un potenziale enorme poi facciano fatica a mettere insieme 10 persone, no? Tu guardi e dici, ma com'è possibile? Questa qua è una persona che se tutti l'ascoltassero potrebbe diffondere un sacco di benessere, un sacco di idee, un sacco di energia positiva. Però per farlo bisogna abbracciare questa disciplina qua, no? Sì, e questo sono diventata consapevole, sì. E questa è una grande vittoria. Da che ero a marzo 2020 non ne sapevo niente, adesso sì, assolutamente, però è un aspetto fondamentale. La capacità di comunicazione, e lo vedo, mi rendo conto, ragiono un po' da marketer quando vedo i miei insegnanti magari che in alcune cose peccano di comunicazione ed è un peccato. Sì, assolutamente. No, questo è stato il prossimo step sarà intervenire verso di loro. Ah, è vero, perché no? È un mondo particolare, questo. Ci sono state anche delle critiche, le persone hanno anche criticato. Perché come hai vissuto queste critiche? No, perché questo è un aspetto, secondo me, molto importante, in particolare per le persone che non nascono appunto come marketer, gestire questa problematica delle critiche, che quando appena si ha un po' di successo arrivano comunque. Come l'hai vissuta? Allora, devo dire che bene e male, nel senso, le prime, all'inizio, non so se ti ricordi, io avevo tanto timore di alterare un po', no? Dei principi, che questa è una disciplina comunque millenaria, certo. E quindi io ho cercato di renderla più fedele possibile, esatto. Senza alterare o sminuirla, insomma. Senza ipersemplificare dei concetti. Esatto. Cioè la semplificazione, ma anche far capire che dietro c'è un mondo molto più complesso e anche affascinante. Sì. E quindi io ho sofferto più questo all'inizio, poi dopo mi sono buttata e ho capito che sono riuscita a trovare un modo di comunicare che non facesse perdere la bellezza della disciplina, ma nello stesso tempo la semplificava alle persone, perché è l'aspetto più importante. Esatto. Eventuali critiche che sono arrivate, insomma, su Facebook, nei commenti, queste cose qua, all'inizio le leggevo tutte, e poi alla fine ho detto, ma perché le devo leggere, che mi viene pure, abbasso i miei livelli di positività, no? Quindi le ho lasciate tutte a Danilo, le cose negative. Brava, così si fa. Però cosa che sta male adesso? E quindi niente, me ne sono, non mi è importato, anche perché mi hanno criticato anche delle persone nella mia zona che però negli anni hanno chiuso. Che bello. E quindi sì, capisci che dietro la critica c'è altro, che non è la critica verso di te, ma è la critica data da una frustrazione, di un qualcosa che uno non è riuscito a fare. E quindi l'ho gestito e l'ho metabolizzato così. Adesso non mi toccano sinceramente. Fantastico. No, questo è importante, perché in realtà sei una
è un aspetto del quale magari non si parla tanto, però è un aspetto che crea grande frizione all'utilizzo del marketing, no? Da parte delle persone che hanno paura, tantissimi hanno paura di essere giudicati, criticati, in particolare appunto da persone vicine, per chi vive ancora sul territorio, no? In particolare in posti più piccoli, si crea un timore anche fondato tutto sommato, no? Però se non si supera questo ostacolo qui, poi ci si preclude appunto queste grandi opportunità e si rischia di finire come quelli che invece così nella loro miopia poi hanno chiuso, che è quello che purtroppo va a succedere, okay? Per cui questo è importante. Abbiamo toccato l'aspetto della semplificazione, secondo me merita un minimo di zoom, no? Su questa cosa qua, nel senso che per diffondere una disciplina soprattutto un po' orientale, cioè un po' complessa come quella che può essere il Qigong, è chiaro che una parte di semplificazione è fondamentale per renderla un po' mainstream, diciamo, no? Cioè, certo, comunque per renderla accessibile a un numero di persone che non siano semplicemente gli addetti ai lavori. Quest'opera di semplificazione sempre coincide con l'attacco da parte degli addetti ai lavori, nel senso che alcuni dicono: ah no, ma non è, cioè, tu nello spiegare un concetto, per renderlo un po' più semplice, devi usare delle metafore, devi utilizzare un linguaggio più chiaramente più semplice, no? Ed è un'opera di bene, perché appunto consente a delle persone di affacciarsi a una disciplina. E poi l'importante è dargli, come dici tu giustamente, seminare una strada per fargli comprendere che poi c'è di più, ci sono delle fonti ancora più profonde, eccetera, eccetera. Però se come porta d'ingresso mettiamo un mattonazzo tecnico così incomprensibile, è come che la porta la teniamo sbarrata. Okay? Quindi questa cosa qua è fondamentale da comprendere per chi fa marketing nell'ambito della salute, cioè non bisogna avere paura di creare una porta d'ingresso che sia semplice, accogliente, che sia semplice per le persone, che gli permetta di affacciarsi alla disciplina, di affacciarsi a delle modalità di cura, di prevenzione, di quello che è fondamentalmente. No, cioè, questo ambito della salute è molto vasto, lo si può approcciare a diversi livelli, però è fondamentale creare delle porte d'ingresso che non siano troppo spaventose per le persone, no? che non repellano fondamentalmente. Questa è una grandissima, chi riesce a comprendere questo concetto e comprendere che in parallelo a quest'opera di divulgazione arriveranno delle critiche dagli addetti ai lavori, ma le devono considerare come medaglie, cioè come segno di successo, invece che guardarle come un segnale che stiamo facendo una cosa sbagliata. Questa è una grandissima vittoria che poi ci porta veramente a ottenere risultati, impattare con tante persone, fare il loro bene e anche il nostro bene a livello economico, perché sono due cose che coincidono, e molto spesso le persone non se ne rendono conto di questa cosa qua. No, questo anche, insomma, ascoltando le vostre parole, abbiamo ascoltato tutto, eh? Noi quello che siamo riusciti a fare l'abbiamo fatto, e mi ricordo, insomma, che ne parlavi anche all'inizio, come figura io devo essere consapevole, ecco, certo, di tutto quello comunque che mi arriva e gestirlo al meglio, anche per il mio benessere. Esatto, perché poi quello è alla base di tutto, cioè se noi perdiamo l'equilibrio, poi come comunicatori, come divulgatori, se noi non siamo in equilibrio, è quello che portiamo fuori un messaggio sbagliato, distorto, che traspare frustrazione, che traspare insicurezza, questa cosa qua a cascata crea un disservizio a chi ci sta ascoltando, no? Per cui prendersi cura di se stessi anche da questo punto di vista è determinante. Va bene, c'è qualcos'altro che mi vuoi chiedere? Hai delle sfide particolari? Abbiamo visto un po' dove sta andando l'attività, però se c'è qualcos'altro che mi vuoi chiedere? Ma adesso non mi viene. Siamo a posto, va bene. Adesso non mi viene. Certo, sì, comunque farò tesoro di quello che ci hai detto, insomma, per la ripartenza, ecco, a settembre. E l'idea questa di questa membership, che è fondamentale, poi lo stanno facendo molti anche a livello americano, noi seguiamo un po' questo settore, certo, molti stanno facendo in questa modalità adesso, è no? fondamentale, perché chiaramente anche per loro il tema è ancora più, negli Stati Uniti è ancora più, come dire, allarmante, nel senso che i costi di acquisizione clienti ne sono altissimi, okay, per cui chiaramente non ci si può più basare semplicemente su una
acquisizione massiva di clienti, ma occorre focalizzarsi sul aumentare il lifetime value del singolo cliente acquisito. Cioè non è più un gioco di porta dentro, quello bisogna cercare di farlo, ok? Però c'è stato un momento nel quale aziende di questo tipo sono andate avanti anche facendo profitto sul front end, cioè guadagnando dalla prima transazione, ok? Un qualcosa che le ha impigrite tutto sommato, no? Cioè se andiamo a pensare adesso, faccio un nome dell'azienda Vishred per esempio, no? Un'azienda che opera diciamo nell'ambito del fitness, non è proprio salute, no? E, fa un po' quello che fa Mattia Paganelli, sì, con noi da Spartan negli Stati Uniti, un po' quell'azienda là, no? E loro per tanti anni hanno raggiunto i 100 milioni di dollari di fatturato solo col front end, andando in positivo, ok? Quindi non di tanto, no? Però su quella cifra lì chiaramente si sono anche impigriti, perché sono concentrati solo ad acquisire nuovi clienti, no? E quindi in realtà adesso anche loro stanno sviluppando tutta una serie di promozioni di back-end, ok, per monetizzare questi clienti acquisiti, perché si sono resi conto anche loro che essendo i costi stanno aumentando così tanto che diventa impossibile fare profitto sul front-end, a volte è necessario andare in perdita addirittura sul front-end, ma non è un problema se si è strutturata l'azienda nella maniera corretta, ci sono prodotti poi in back-end per monetizzare quei clienti acquisiti e quindi non c'è, cioè, il marketer poi trova un modo per operare lo stesso, no? Uh-huh. Questo è il momento nel quale bisogna concentrarsi non tanto sull'acquisire il massimo numero di clienti possibili, ma quanto sul aumentare il più possibile il valore dei clienti acquisiti, perché così si rende l'azienda sostenibile. Ok. Va bene, dai, grazie mille, grazie per essere stata qui con me in questa prima puntata del Dottor Luz Show, grazie a voi per averci guardato, noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre dedicata al mondo della salute, a prestissimo, ciao! Ciao! Se operi nel vasto e ricco mercato della salute e vuoi scoprire le migliori strategie di direct response per crescere velocemente nel tuo mercato specifico senza però rovinare il tuo personal brand, allora lascia i tuoi dati su questa pagina, infatti Soluzione sta per annunciare importanti novità, ma solo se sei iscritto a questa lista dedicata, quindi clicca sul link.